Il 30 giugno è alle porte e ancora il futuro societario del Lecce appare confuso e senza una precisa delineazione. In quella data bisognerà presentare infatti, oltre alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro con il versamento di 46.000 euro, anche una fideiussione bancaria di 400.000 euro. Entro il 25 giugno occorre inoltre presentare le quietanze liberatorie dei calciatori relative agli emolumenti del mese di aprile. Preoccupazione e apprensione attanagliano i tifosi giallorossi che ancora non vedono spiragli per il futuro del calcio a Lecce. Sembra completamente sfumata la pista che portava a Ferrero, ancora in stallo invece sono le trattative con la cordata salentina facente capo ad Amorino Ingrosso, che aumenta le sue file raccogliendo nuove adesioni tra gli imprenditori salentini. Nessuna novità dagli altri fronti, compreso il presunto interessamento di Pantaleo Corvino affiancato da un gruppo romano. Intanto a Villa Convento continuano ad allenarsi abruzzese Vineto, Moscardelli, Gustavo e Mannini, che non sembrano aver raggiunto un accordo economico con Savino Tesoro. Pochi giorni dunque per sperare di vedere definirsi il futuro giallorosso.